Any calicky maca is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas. E dai, Natalia, non ti ci mettere anche tu, non mettere il dito nella piaga, è vero, sono un po' in sovrappeso. Il medico mi ha anche detto, mi raccomando Giancarlo, a Natale niente dolci. Facciamo una cosa, la dieta la inizio nel 2017, anche voi eventualmente. Andiamo. Sfatiamo subito un mito, il panettone migliore d'Italia lo fanno ad Acerenza in provincia di Potenza. Il re panettone è lui, signori, sì, perché questo panettone qui è fatto in modo completamente naturale, come si faceva una volta, con ingredienti naturali, con il lievito madre, quindi realmente una bontà per Natale, alla faccia del nutrizionista. Ecco qui, il caffè è pronto, auguri, buon Natale e anche buon anno. A proposito di Natale, non possiamo non parlare delle cartellate. Questa è la tradizione barese. Le cartellate si fanno con farina, semola, olio extravergine di oliva, vino bianco, poi vanno fritte ed eventualmente alla fine va messo su il famoso vincotto, una bontà, anche con il miele d'oliva. E secondo voi può mancare sulla tavola di Natale e delle feste il torrone? Assolutamente no. Sappiate che il miglior torrone nasce nella provincia di Benevento. E poi ci sono queste fantastiche leccornie cioccolato e arancia, veramente buone. E poi il bacio, fatto sempre con il cioccolato, e il marron glacé. Per quanto riguarda i marron glacé, sono realizzati dal maestro Biasetto. Lui è campione del mondo di pasticceria. Che volete di più? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. E buona educazione quando siete invitati di non andare mai a mani vuote, quindi bussate con i piedi.